Ciao, sono Elisa e oggi vi parlerò di come riscaldarsi prima di un allenamento o di una gara di corsa. Il riscaldamento è una fase fondamentale per preparare il corpo e la mente alla prestazione, prevenire gli infortuni e anche migliorare la performance. A seconda dell'allenamento che andremo a fare, il riscaldamento si differenzierà per intensità, durata e modalità. Ma vediamo tre casi. Il primo, quello della corsa lenta, poi l'allenamento ad alta intensità, quello che chiamiamo sessione di qualità, e poi la gara. Per corsa lenta si intende un allenamento a bassa intensità estensivo, ossia con una durata superiore rispetto ad allenamenti dedicati alla velocità. Serve per migliorare la resistenza aerobica e anche per aumentare l'ossigenazione muscolare. Per riscaldarsi prima di una corsa lenta possiamo fare 10 minuti di camminata veloce o jogging, a cui possiamo far seguire degli esercizi di mobilità articolare generale, per esempio di rotazione delle caviglie, delle anche, delle ginocchia e anche mobilizzazioni della parte alta del corpo. Possiamo anche inserire degli esercizi di stretching dinamico, come ad esempio affondi, squat e slanci frontali e laterali. La corsa intensa è un allenamento ad alta intensità, impegnativo dal punto di vista cardiovascolare e muscolare. La sua funzione è quella di migliorare la velocità, la potenza, la resistenza anaerobica e quindi anche delle ricadute positive sulla resistenza lattacida. Per riscaldarsi prima di un allenamento ad alta intensità possiamo fare 15 minuti di corsa lenta e al termine di questi inserire 4-5 allunghi di circa 80 metri in progressione di velocità, ossia partendo da un ritmo blando di corsa lenta fino ad arrivare al ritmo gara. Possiamo anche inserire degli esercizi di attivazione muscolare, come le famose andature, quindi lo skip alto, lo skip basso, la calciata dietro, galoppo laterale, la rullata. E anche in questo caso possiamo inserire degli esercizi di stretching dinamico, come ad esempio gli slanci frontali o laterali. In un evento competitivo come la gara vogliamo dare il massimo e ottenere il miglior risultato. Anche in questo caso il riscaldamento gioca un ruolo fondamentale e dipende tantissimo anche dalla distanza che andremo ad affrontare. Ad esempio, in una 10 km che inizia subito a velocità elevate, il corpo dovrà essere pronto ad affrontare immediatamente lo sforzo. In questo caso il riscaldamento potrà prevedere dai 10 ai 15 minuti di corsa lenta seguiti da 4-5 allunghi di circa 80 metri da svolgere sempre in progressione di velocità. Per una distanza importante come quella della maratona, il riscaldamento dovrà innalzare la temperatura corporea, aumentare la frequenza cardiaca senza intaccare però le riserve di glicogeno muscolare tanto importanti per le gare di lunga distanza. Possiamo prevedere un riscaldamento di 10 minuti di corsa lenta a cui far seguire degli esercizi di stretching dinamico. Questi serviranno per attivare i muscoli principali, migliorare la flessibilità e la fluidità dei movimenti. Questi esercizi di stretching dinamico possono essere svolti fino a pochi secondi prima dello sparo, anche in griglia. Siamo in griglia. Abbiamo finito il nostro riscaldamento di corsa lenta, abbiamo fatto i nostri allunghi e adesso stiamo aspettando lo start. Siamo pronti per partire per la gara, cosa possiamo fare nel frattempo? Possiamo fare degli esercizi di stretching dinamico. Questi esercizi aiutano a stimolare la muscolatura, iniziare a preparare il corpo a quei movimenti che andremo a fare in maniera ripetuta durante il corso di tutta la competizione. Vediamone alcuni. Troviamo supporto, ad esempio le griglie che di solito delimitano la partenza. Ci appoggiamo e andiamo a basculare lateralmente, prima una gamba
Il movimento è fluido, tranquillo, senza slanci eccessivi. E poi l'altra. Possiamo fare lo stesso esercizio in avanti, quindi gamba vicino all'appoggio, andiamo a basculare avanti e indietro la gamba, senza esagerare nel movimento. Lo ripetiamo anche con la successiva. Un altro esercizio molto utile è lo slancio gamba tesa in avanti, che possiamo fare anche in maniera statica. Quindi slancio in avanti, gamba tesa, anche qui senza esagerare. Molto semplice. Cambiando e alternando e unendo anche il movimento del tronco. Possiamo scaldare i nostri polpacci andando a fare dei sollevamenti, dei calf molto veloci e ravvicinati. Possiamo appoggiarci alla balaustra, al nostro supporto, e andare ad avvicinare il ginocchio verso il supporto, sollevando il tallone opposto. Tutti questi esercizi simulano quelli che sono i movimenti che le nostre anche, le ginocchia, le caviglie dovranno compiere nei successivi chilometri di gara. Questi sono solo alcuni esempi di riscaldamento per la corsa, ma il tutto può essere naturalmente personalizzato in base alle vostre caratteristiche, al vostro livello di forma fisica, alle vostre esigenze e agli obiettivi che vi siete prefissati. Ricordatevi però che l'efficacia del riscaldamento ha una durata di circa 10 minuti, dopodiché l'effetto inizia a diminuire. Quindi attenzione a non scaldarvi troppo presto, prima dell'allenamento o dello start di gara. Il riscaldamento è un momento importantissimo anche dal punto di vista mentale, per entrare in sintonia con il vostro corpo e trovare la giusta concentrazione per affrontare al meglio l'allenamento o la gara. Quindi non trascuratelo e lasciatevi guidare dal vostro istinto. Buona corsa a tutti!